Il 21 settembre del 2018, Monsignor Luigi Renna, amministratore apostolico dell'Arcidiocesi di Manfredonia, Vieste e San Giovanni Rotondo, ha presieduto la celebrazione eucaristica per il personale sanitario e i pazienti di Casa Sollievo della Sofferenza. Siamo chiamati a imitare il Maestro andando con amore verso gli ammalati e non verso i sani. Noi possiamo dare sollievo con la nostra partecipazione, con il nostro stare accanto, con uno sguardo simile a quello di San Pio di fronte alla croce di Cristo. E da questa bellissima citazione, egli ha preso le nostre infermità e si è addossato le nostre malattie. Questo testo è come se avesse due facce della stessa medaglia. La prima ci vuole dire che il Signore ha portato via, ha spazzato via le nostre debolezze e malattie, cancellandole, ma anche un altro significato. Gesù si è fatto malato, sofferente, debole come noi, per risanarci. È entrato nel baratro del nostro dolore per alleviarlo e per sollevarci da esso. Gesù si è identificato con il malato. Solo l'Evangelista Matteo, infatti, ci presenta il giudizio finale al capitolo 25 del suo Vangelo, dicendoci che il Signore ci giudicherà con queste parole: ero malato e mi avete visitato. O al contrario, ero malato e non mi avete visitato. Il Signore Gesù, di fronte alla sofferenza, rivela la sua identità divina, e che è come se tutto quel carico di male e dolore che può sopraffare l'uomo ci aiutasse a capire meglio chi è il Figlio di Dio. Gesù parla ancora di malattia e dice: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. È una verità chiara per chi opera nell'ambito ospedaliero. Ma è un altro male quello di cui parla Gesù qui. È il male del peccato, la corruzione dei pubblicani, la condizione di chi ha venduto il proprio corpo. I peccati che ammorbano la società, la dividono e rendono abietta la nostra umanità creata a immagine e somiglianza di Dio. Anche queste malattie Cristo è venuto a prendere su di sé per guarirci con la medicina che solo Dio sa dare e ci insegna a dare, la medicina della misericordia, quella che cancella ogni male. Chiediamoci, cari fratelli e sorelle, in questo santuario, quale delle due tipologie di malattia è peggiore? Entrambe fanno soffrire: un tumore, un problema al cuore, una fragilità degli arti, un male che ha origine genetica, ma fanno soffrire anche la violenza, la durezza di cuore, la calunnia, il malaffare, l'impudicizia di una sessualità sregolata, l'ingiustizia nei confronti dei deboli. Cristo si è caricato di tutto, è venuto come medico per i malati di entrambi i mali e non per i sani. E beato chi di noi sente di aver bisogno di Lui. E beato chi di noi può dire: anch'io sono un po' malato. La cosa peggiore che possa capitare ad una persona è credersi perfetto e sano, immune da ogni male, incapace di vedere la propria debolezza. Somiglierebbe tanto a quel giudice implacabile, a quell'ipocrita che guarda Gesù e dice: ma sa con chi sta trattando? Quando noi diventiamo persone che si sentono integre e si mettono su un podio per giudicare gli altri, non sappiamo più cosa sia la misericordia, perché la disprezziamo.
non avendo l'umiltà di chiederla a Dio. Solo quando noi proviamo cos'è la misericordia di Dio nei nostri confronti, riusciamo ad essere misericordiosi. E quindi anche il nostro peccato, come dice la liturgia della notte di Pasqua, può essere una felice colpa che ha meritato un così grande Redentore, perché apre dentro di noi lo spazio a sperimentare cos'è la misericordia e poi a poterla dare. Chiediamo al Signore, cari fratelli e sorelle, la grazia di sentirci nel numero dei malati, non dei sani. Chiediamo la grazia di sentirci nel numero di coloro di cui Gesù ha preso su di sé le sofferenze, si è fatto dolore. Allora lo sentiremo vicino, allora scopriremo maggiormente chi è Gesù Cristo, il nostro Salvatore. Solo chi ha bisogno di salvezza scopre che Cristo è il Salvatore, come solo chi ha bisogno di misericordia scopre che Egli è l'unico che può darla. Come non riportare questa esperienza del caricarsi dei dolori e della partecipazione al mistero della sofferenza, come non riportare questa esperienza a San Pio, soprattutto in quest'anno centenario della stigmatizzazione? In una lettera del 1 febbraio 1913, quindi 5 anni prima di ricevere le stimmate, il nostro santo scriveva a padre Agostino della sua spiritualità del compatire e diceva: Gesù solo può comprendere che pena sia per me allorché mi si prepara davanti la scena dolorosa del Calvario. È parimenti incomprensibile che sollievo si dà a Gesù, non solo col compatirlo con i suoi dolori, ma quando trova un'anima che ha per amor suo gli chiede non consolazioni, ma di essere fatto partecipe dei suoi medesimi dolori. Ecco che cosa ha chiesto San Pio nella sua vita: di caricarsi degli stessi dolori e delle stesse sofferenze di cui Cristo si è caricato, di essere fatto partecipi dei medesimi dolori. Miei cari fratelli e sorelle della Casa Sollievo della Sofferenza, questo testo mi ha colpito perché nel 1913 San Pio parla di sollievo. Certo, è una parola comune, ma evidentemente per lui con il tempo diventa una parola sempre più importante, tale da volerla nel titolo, nella denominazione dell'opera per i sofferenti. Usa qui la parola sollievo, la stessa che vorrà per la sua diletta casa, e ci dà quindi quasi una chiave di lettura per comprendere il senso di quest'opera. Il sollievo è sollievo per Cristo quando noi partecipiamo ai suoi dolori, e il malato trova sollievo nelle terapie, quelle che guariscono, ma ricordiamoci, trova sempre sollievo nelle cure, quelle nelle quali sente che una mano pietosa, uno sguardo attento e un cuore che condivide gli si fanno vicino. Noi possiamo dare sollievo con la nostra partecipazione, con il nostro stare accanto, con uno sguardo che, ricordate, è simile a quello di San Pio di fronte alla croce di Cristo. E i medici, il personale sanitario, quello amministrativo, le care suore, i cappellani, nella misura in cui con le loro amorevoli cure, con la bellezza del loro tratto, con l'impegno animato da scienza e coscienza, nella misura in cui sono vicini al malato, gli danno lo stesso sollievo che San Pio
dava a Cristo e che voleva si desse all'ammalato. Ecco, cari fratelli e sorelle, la croce si staglia davanti a tutti. Quel crocifisso che San Pio tante volte contemplò nel coro del suo convento. È Cristo che si è caricato delle nostre malattie e dei nostri mali. Come San Pio siamo invitati a guardarlo e ad essere partecipi di questa sofferenza. Quando quella croce poi diventa la carne sofferente di una persona, di un malato, siamo chiamati ad imitare il Maestro, andando con amore verso i malati e non verso i sani, per dare quel sollievo indispensabile della misericordia e della carità. L'unico che guarisce e cura le ferite più profonde dell'umanità. Guardate alla croce, guardate ai crocifissi di oggi e sappiate dare a tutti sollievo. E voi, cari malati, guardate alla croce, guardate a Cristo e sappiate che sulla croce c'è anche una goccia della vostra sofferenza. Tanto ci basti, tanto riempia il nostro cuore e dia senso alla nostra esistenza. Sia lodato Gesù Cristo.